Benvenuti a Castelritaldi, sono il sindaco Andrea Reali e mi piacerebbe presentare questa mia terra, questo territorio che amministro un po' filosoficamente, nell'approccio che voi dovreste avere nel venire a visitarci. È una terra semplice, è una terra autentica, non ha filtri, non ha facciate pronte ad accogliere il turista, quindi si presenta nuda. Il presentarsi nuda non significa che è facile, anzi direi che è complesso l'approccio, proprio perché il visitatore spesso non è più abituato a visitare terre vere, autentiche, create per chi ci abita, non per chi arriva a visitarle. È un po' come il punto che si metteva nelle cattedrali per avere la giusta prospettiva nel vedere le opere fatte nelle volte. Così è il nostro territorio. Lo è per i prodotti tipici, per l'olio, per il sagrantino, per il trebbiano spoletino, i prodotti autentici, semplici, ma non comuni, non facili da gustare al primo sorso. Lo è per le opere d'arte, lo è per i castelli di collina e di pianura. Lo è per la pieve di San Gregorio, una perla quasi unica del preromanico. Lo è per l'ambiente che si presenta non solo con distese di bellissimi olivi, di bellissimi vitigni e di piantate uniche della vite maritata, ma anche molto selvaggia, piena di veri e propri anfratti da scoprire. Una terra da scoprire dal giusto punto d'osservazione, che è quello dell'entrata nelle dinamiche di chi la abita, di chi la vive tutti i giorni.